Basta. Altro che fare le mura. Le mura non ti proteggeranno. Ciurma, prima di iniziare vi ricordo che questa sera alle 20.00 sono in live su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione. Saremo in live appunto su questa vanilla. Naturalmente se siete nuovi vi invito a lasciare poi il follow e se potete fare anche la sub o abbonamento, che è la stessa cosa col Prime. E detto questo, io vi lascio il video, buona visione. Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video della vanilla multiplayer. E oggi ragazzi ci sono ben 3 persone all'interno della vanilla. Peccato purtroppo che sono impegnati a fare le loro cose, infatti adesso il fratello Anima sta andando via, quindi ciao fratello. Perfetto. Comunque ciurma, prima di iniziare come sempre vi ricordo di lasciare un mega mi piace. Cerchiamo di superare i 15.136 like, perché se li andremo a superare ciurma, settimana prossima vi porterò un... Ma io fratello stare... registrare. Ma cosa tu battere sempre la fiacca? Ok, le zanzare qui sono tremende. Shh. Noi diciamo che abbiamo tirato una freccia. Sì, sì, certo. Secondo me ci è cascato, secondo voi? Tu maledetto. Raga, ogni tanto capitano nel multiplayer queste cose. Già. Cioè, pirata maledetto, tu, io ora andare. Ma che... Ma... Gli lanciamo un paio di frecce di avvertimento, ragazzi. Perché... deve allontanarsi. Ah, l'ho preso! Ragazzi, dobbiamo bombardarlo. Basta. Altro che fa le mura. Le mura non ti proteggeranno. va bene. Che pallonetto. Ma quante frecce ha, scusa? Ci stiamo frecciando da 5 minuti. Ma io volevo fare una... Scusa, fratello. Bene, ciurma, vi stavo dicendo che se superiamo i 14.132 like, non mi ricordo se era questo il numero di like che avevo detto prima, vi porterò settimana prossima di nuovo altri 3 video di questa serie. E soprattutto settimana prossima preparatevi, perché ci sarà l'ospite speciale. E non sarà né Surri, né Anima, né Solfi e né amico Andre. Una persona che non è mai entrata in questa vanilla. Comunque, cosa andremo a fare oggi? Beh, andremo praticamente a creare un passaggio segreto, come mi avete consigliato voi. Però prima di tutto direi di fare una cosa, ragazzi. Andiamo a posare la mia armatura e prendiamo di nuovo quella in ferro. Perché se... Ma la mia armatura in ferro? No, l'avevamo posata qui comunque. Oddio, non è che l'ho posata dentro le chest, sono stupido. No, l'abbiamo posata lì. Non l'ho più presa neanche dall'ultimo video. Chi è che si è rubato la mia armatura in ferro? Vabbè, raga, posi intanto l'armatura in diamante, perché è mezza distrutta e abbiamo bisogno di trovare mending. Perché sennò questa armatura farà ripperotti. Quindi subito possiamo tutto qua. Perfetto, e ne craftiamo una in ferro. Intanto per andare in giro. Intanto fratello Animal ci saluta così. Ok, prendiamo del ferro e facciamoci easy un'altra armatura. Vabbè, ok. Ok, piedini e sbam. E abbiamo tutto. Il ferro, della verità, ci servirà perché dobbiamo fare dei pistoni. Pistoni dovrebbero essere appiccicosi, ma già ne abbiamo 3. Non so se ci serviranno degli altri. Di conseguenza, potremmo fare una cosa. Possiamo andare a vedere se Giulio ha qualche slime ball, visto che è online nel server. Lo spieremo adesso. Ci servirà naturalmente della redstone e dobbiamo fare anche dei repeater. Quindi abbiamo bisogno della stone normale, che adesso mi sa che non c'è. Eccola qui, stone. E facciamo velocemente i repeater. Come vedete, ragazzi, sto usando adesso la texture della 1.14. L'unico problema è che è mezza buggata. Non vedo il vetro connesso come se ci fosse appunto l'Optifine, quindi non so per quale motivo. Allora facciamo intanto delle torce in redstone, ci serviranno un pochettino. Non sarà un chissà che passaggio segreto particolare, ciurma, sarà molto semplice ma veramente nascosto. E facciamo adesso 2 repeater, non lo so, vabbè, intanto li facciamo, ragazzi, al massimo andiamo a ricraftare. Bene, a questo punto possiamo andare a dormire, tanto anche se Giulio sta facendo altro noi possiamo dormire. Ma scusate, chi si è rubato l'altro mio letto? Io non l'ho preso.
Raga, qua qualcuno mi ha rubato qualcosa. Che sarà una piccola vendetta di Surry? O qualcun altro vuole farmi qualche scherzetto? Vabbè, intanto dormiamo qua. E buongiorno! Perfetto. Ok, abbiamo più o meno tutto l'occorrente, ciurma. Possiamo iniziare a creare questo passaggio segreto. A dire la verità, mi servirebbe forse un altro pistone appiccicoso. E non ce l'abbiamo, quindi faccio intanto un pistone. Quindi cerchiamo qua subito pistons. Abbiamo bisogno di legnoz. Perfetto. E comunque, ciurma, vi ricordo che questa sera alle 20.00 sono in live su questa vanilla. Mi raccomando, non mancate. Trovate il link della live, quindi del mio canale Twitch, in descrizione. Mettete tutti quanti il follow e se potete fate la sub, che si può fare o a pagamento oppure gratis con il Twitch Prime. Tanto in descrizione trovate anche una guida su come farla gratis, per l'appunto. Bene, allora, andiamo a fare, ragazzi, il passaggio segreto nell'antro dei pirati. Tanto questa zona diventa sempre più bella. Però dobbiamo vedere se Giulio ha qualche slime ball. Quindi dobbiamo fare attenzione a non farci beccare da Giulio mentre gli rubiamo qualcosa. Questo qui sarà la zona dove faremo appunto il passaggio segreto. Allora, naturalmente dentro la stanzetta del passaggio segreto sarete poi voi a scrivermi cosa dobbiamo andare a mettere. Quale può essere un piccolo tesoro, nascondere degli oggetti o altro. Bene, bene, bene. Allora, qua siamo vicini alla zona di Giulio. Facciamo attenzione, non so dove sia, perché mentre è online, come vedete, però non so che cosa stia facendo. Quindi poi se sta registrando, può essere che sta farmando, può essere che è in esplorazione. Non lo sappiamo. Io vado pian piano, ragazzi, proprio shiftando. Ok, dentro casa sua, per vedere se riusciamo a trovare, per l'appunto, delle slime ball. Probabilmente saranno nel suo magazzino, forse. Quindi dobbiamo scendere giù. Facciamo attenzione. Eccolo, eccolo, eccolo. Ma è proprio nel magazzino. Non so cosa stia facendo, ragazzi. Entriamo per di qua. Scendiamo piano piano. Piano, 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 piano. Ok, ma devi sentire il rumore? Spero, ragazzi, che non sentirà il rumore. Ok. Piano, piano. Che sta facendo qui? Guardate. Oddio. Non vorrei che arrivi qua sopra. Dove vedete dove potrebbe nascondere le slime ball. Oh. Sta shift... Cosa sta facendo? In silenzio proprio. Vediamo se riusciamo a rubare qualche oggetto. Hai gli smeraldi qua? Miei, piano piano. Piano piano. Mi sa che qui non ci sono le slime ball, raga. Dovremmo controllare, mi sa, a casa sua. Mi sa proprio di sì. Ma qua c'è un altro bottone. Ok, vabbè, non controlliamo adesso. Vediamo, scendiamo piano piano. Sperando di non farci beccare. Raga. Oddio, 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 raga. Oddio. Non ci sta sgavando. Ah, sta facendo tipo una... Ok, 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 ok. Direi che possiamo andare via. Piano piano, ragazzi, shiftando. Devo cercare l'altra slime ball. Non ha sentito nulla, per fortuna. Si vede che sta facendo qualcosa che deve fare off camera. E con la musica non ci sente. Bene, quindi facciamo così. Non dovrebbe vederci. Comunque siamo abbastanza lontani. Allora, vediamo se qua... Oh, ma salve. Guarda, te ne prendo solo una, Giulia. Solo una. Oh, grazie mille per la slime ball. Mi ci faccio subito il mio pistoncello. Ragazzi, scappiamo. Via, 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 via. E andiamo subito a fare il passaggio segreto. Che mi raccomando, ragazzi, deve essere un passaggio segreto soltanto nostro per ora. Perché casomai potremmo fare in futuro un piccolo scherzettino ad Anima, dove nasconderemo qualcosa proprio in questo passaggio segreto. Allora, eccoci qua. Ciurma, come sarà costruito questo passaggio segreto? Praticamente volevo fare la seguente cosa. Volevo mettere un bottone nascosto qua dietro, che è premuto, perché comunque il bottone qua dietro non si va a notare. Forse manco si potrebbe premere, sapete? A massimo lo mettiamo qua dietro. Premendo il bottone si aprirà appunto il passaggio segreto, che deve essere mezzo nascosto. Quindi o lo facciamo qua o lo facciamo qui, se c'è spazio, oppure direttamente qua, che forse è la cosa migliore. Quindi se lo facciamo qua dietro, forse sapete che scendono soltanto bene due pistoni, perché lo facciamo in una maniera veramente easy. Lo facciamo qua dietro, mettendo i pistoni qua. Scaviamo ancora pian piano, pian piano, pian piano, così. Ok. E andiamo a mettere, ragazzi, un repeater qua, che non me lo fa piazzare, ok. E un pezzettino di redstone qua sopra. Dopodiché spacchiamo qua e mettiamo una torcia qui. Sbam, adesso il passaggio dovrebbe essere chiuso. Dobbiamo disattivarlo. Quindi se si entra di qua, ragazzi,
è il bottone stack. Quindi dobbiamo fare adesso un piccolo circuito che porti l'impulso del bottone fino a là. Quindi mettiamo qua un repeater. Qua esserci la stanza segreta naturalmente, quindi già qua sarà poi tappato, ragazzi. E qua avremo tutta la nostra stanzetta segreta che andremo poi a migliorare casomai oggi pomeriggio per l'appunto in live. Andiamo a fare già, ragazzi, intanto due bottoncini. Uno perché lo andremo a mettere qua, che sarà l'uscita dall'interno. E l'altro sarà qua, che sarà appunto il bottoncino segreto. Come vedete non si nota assolutamente e nessuno va qua a sbirciare qua dietro. Mentre da dentro, premendo questo bottone, sbam, noi poi possiamo uscire. Dobbiamo soltanto collegare su tutto quanto, che è la parte forse leggermente più difficilotta. Ho un'idea, facciamo passare tutto sottoterra, fidatevi. Andiamo a mettere qua sotto già noi un'altra torcia in redstone, che andiamo a craftare subito. E la mettiamo qua. E adesso il passaggio si è disattivato, non vi preoccupate. Perché da qua sotto, con un filamento poi fatto in redstone e un'altra torcia, avremo fissato già tutto. Dobbiamo soltanto incrociare adesso i due circuiti, che comunque non sarà tanto difficile, dovremmo già esserci bene o male. Eccoci qua. Da qui, ragazzi, mettiamo della redstone, redstone. Qui andiamo a mettere adesso l'altra torcia. Opla. E da qui redstone, 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 redstone fino a qua sotto. Sbam. Ragazzi, il passaggio segreto di per sé è finito, perché premendo questo bottone, sbam, si andrà ad aprire. Ma adesso non si nota più di tanto, ma fidatevi che metto tutti i blocchi, uscirà, perfetto. Allora, tappiamo intanto tutto. Qua possiamo tappare già qua, possiamo tappare così, e tappiamo qua sotto. Mettiamo adesso una lanterna intanto qua, per illuminare, e andiamo a mettere dei blocchi in questo modo, ma vedendo, visto che qua si vede il pistone, cosa facciamo? Abbiamo qua vicino noi una crafting, se non sbaglio. Faremo un paio di scalette con la cobblestone e con la stone. Forse anche direttamente con la cobblestone vanno più che bene, fidatevi. Guarda, facciamo così. Torniamo nella zona del nostro passaggio segreto. Oh, e devo dirvi che questo antro mi piace veramente sempre di più. Andiamo di qua. Sbam, scaletta così. E poi qua per tappare spacchiamo un attimo e facciamo... Sbam, scaletta messa così. Sembra tutto normale, non si nota assolutamente nulla. Andiamo naturalmente a tappare qua tutto questo. Ma io sto sentendo... Non me lo dire. Non me lo dite, raga. Non mi dite che è tornato. Oh no, non ci credo. Ma non mi puoi dare una fern per uno smeraldo? Non puoi. Oh mio Dio, ciurma. Questi Vucumpra di oggi, veramente. Beh, ciurma, che dire, il passaggio segreto di per sé è finito. Ecco qua, come funziona? Ci avviciniamo qua, premiamo il bottoncino, entriamo da qua e sbam, siamo all'interno del passaggio segreto. Possiamo nascondere qua dentro tutto quello che vogliamo, naturalmente possiamo ampliare la stanzetta come vogliamo noi in futuro. Oh, del coal. Che fai, te ne privi? Oh mio Dio, ragazzi, quanto coal. Ottimo. Almeno abbiamo ottenuto una piccola ricompensa dal passaggio segreto. E come detto, per l'appunto, possiamo ampliare la stanzetta come vogliamo. Quindi possiamo andare a mettere anche un'altra lanterna qui, volendo. E poi, più avanti, seguendo i vostri consigli, o direttamente stasera in live su Twitch, andremo a migliorare tutto quanto e andremo a fare direttamente, andremo a nasconderci dentro qualcosa. Per uscire si preme questo bottoncino, che comunque è molto nascosto. Sbam, e si esce così. Perfetto. Bene, raga, a questo punto direi che possiamo tornare a casa nostra e andiamo subito a dormire. Ah, perfetto, buonanotte. Bene, ciurma, a questo punto io vi saluto. Ancora mi chiedo di chi mi ha rubato il letto e anche l'altra armatura in ferro. Ma comunque, detto questo, vi ricordo ancora di lasciare un mega mi piace. Dobbiamo superare appunto i like che vi ho chiesto nella intro. Se volete, settimana prossima altri 3 video di questa serie. Iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti. Per farlo basta che cliccate nell'altra che sta proprio qua sotto di me. E naturalmente seguitemi anche su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione. Perché stasera alle 20 saremo appunto in live su questa maniera. Bene, ciurma, il vostro capitano vi saluta e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti!